Salve a tutti, bentornati su Balconi TV Roma. Io sono Mika e oggi mi accompagnano i Santi Bevitori. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, ciao, grazie. State bene? Come vi trovate? Una bomba. Fantastico, che cosa ci suonate? Un pezzo che si chiama Esterina. Bene, poi abbiamo qualcosa da dire su questo. Piange un po' per la linea imperfetta, hai 30 anni e ti senti alla brutta. Ora basta intristirsi allo specchio, che Esterina non pare così. Di quel naso un po' lungo da strega, Esterina, ma che te ne frega. Guarda me che ci ho aperto i capelli, io ho una dome da birra e TV. Per me sei tu la Venere del grande Botticelli. Tra l'altro sì, lo sai che è un culo grosso così. Come l'hai tu? Ai, non parlo più. Qua sorella che porta una quarta, ti fa invidia, ma che te ne importa? Quanto frugo nel tuo reggiseno, son felice di quello che c'è. Quindi stretti la palla finita, va benissimo il tuo giro vita. Sai che il fascino non ha una taglia, e tu scappi di grazia e virtù. Per me sei tu la Venere del grande Botticelli, e tua sorella scherzavo e via. Quanto è dolce il pallore innocente del viso che spesso nascondi col bar. Non lisciarti i capelli, adoro quei vortici rossi un po' in stile arrobo e trovo sensuali gli sguardi dietro i tuoi occhiali. Adesso non pare la scema, non lo senti, la voce mi trema, come quando all'inizio ti chiesi, Esterina, usciresti con me. E anche se non sembravo un modello, tu ridesti e dicesti, sei bello. Forse m'hai preso un po' per il culo, ma mi sono sentito James Dean. Per me sei tu la Venere del grande Botticelli. Dall'altro sì, lo sai che è un culo grosso così. Come l'hai tu? Ai, non parlo più. Salutiamo Esterina, i Santi Bevitori per Balconi TV, e continuiamo con le anteprime perché questa è una canzone che ancora non si trova e andrà a finire sul vostro album d'esordio. Il nostro primo disco, il nostro primissimo disco, sì sì. Che è, vogliamo rivelare il titolo, me l'avete detto, ora lo dobbiamo assolutamente fare. Lo svegliamo oggi per la prima volta, si chiamerà È stato errore umano. Fantastico, e quando deve uscire questo disco? Allora, prevedibilmente entro ottobre. Dovrebbe uscire il disco che segue il nostro primissimo EP che si chiama Presto Verremo alle Mani e si trova su iTunes al momento perché le copie fisiche sono andate esaurite finalmente. Complimenti. Grazie mille e aspettiamo l'uscita del disco, insomma. È un disco autoprodotto? Ci sono... Sì, è un'autoproduzione che è una strada di lacrime e sofferenza, però insomma speriamo bene. Vabbè, noi siamo sempre grandi supporter del Do It Yourself, quindi sono veramente, vi auguro il meglio per questa uscita. Prossime mosse, avete delle date, qualcosa da dirci? Sì, adesso suoneremo il 1° maggio dei Castelli a Velletri insieme a un sacco di band fantastiche dell'underground e non solo romano. Poi siamo il 7 maggio siamo a San Lorenzo al San Belusci, 8 maggio al Monk, 28 al Contestaccio. Ah, fantastico, sì. Mega tu. Sì, dai. Dai, allora verrò sicuramente a vedervi. I contatti? Allora, ci trovate su Facebook, c'è la nostra pagina che è il nostro contatto principale, cercate i Santi Bevitori e trovate le nostre 5 brutte facce.
Poi abbiamo Reverb Nation, c'è il nostro sito che è sempre sotto in costruzione, diciamo, www.santibevitori.com. E niente, questi sono i nostri contatti principali al momento. Fantastico, ragazzi, io vi auguro un ingrosso in bocca al lupo per tutte queste date. Sicuramente verrò. Va bene, la prossima volta quando presenterete un altro disco venite di nuovo a Balconi TV. Volentieri. I Santi Bevitori, questo è Balconi TV Roma, io sono Mika. Ciao, ci sentiamo la prossima settimana. Back in the TV.